Oggi, signori miei, dopo video di giornata perché devo raccontarvi cosa succederà alla Juventus, cosa succederà al calcio, al tifo in questa stagione, al termine di questa stagione, cosa succederà domenica sera e cosa succederà mercoledì sera. Quindi mettetevi comodi perché quello di oggi è un video abbastanza serio, eh? Quello di oggi è un video abbastanza serio. E devo dire delle cose anche molto molto scomode e delle quali mi dispiace dovermi esporre in tal modo al termine di una stagione che è stata assolutamente deludente per la Juventus. Quindi mi piace anche volendo per il coraggio con cui vado ad affrontare alcune tematiche che vedrete in questo video e vi ringrazio perché siamo arrivati a quota 191.000 iscritti, sempre più vicini ai 200.000. Invito anche a scaricare OneFootball, sponsor del canale, che ci accompagnerà in questo viaggio lungo 7 giorni, 6 giorni, ad arrivare a domenica tra la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e il finale di stagione a Bologna in Serie A. Scaricate OneFootball, assolutamente. Parto da un presupposto. In tanti mi avete chiesto, Luca, hai visto che oggi si parla tanto di Gattuso? Luca, hai visto che si parla di Allegri Real? Luca, hai visto che Ronaldo sta traslocando le macchine? Sì, le ho viste tutte queste cose, le ho lette anche su OneFootball. Perché non ne sto parlando? Per un motivo: non è assolutamente il momento giusto. Questa è in assoluto la settimana più sbagliata per parlare di mercato, per parlare di futuro, e quindi non lo farò. Ho fatto uscire sabato, prima dell'Inter, il primo episodio di Vendiamo, Teniamo, che non è andato benissimo, vuoi perché si stava avvicinando a grandi passi la partita. Se volete sapere qualcosa a livello di mercato, ve lo lascio qui sopra nelle schede e c'è quel video lì. E la prossima settimana faremo uscire anche gli ultimi due appunto episodi di Vendiamo Teniamo. La prima parte la potete trovare già sul mio profilo Instagram con le votazioni, la seconda parte la farò uscire in questi giorni sempre sul mio profilo Instagram, trovate i link qui sotto in descrizione. Ma perché dico che so cosa accadrà alla Juventus? Perché si respira già, signori, si respira già. Mi è capitato di leggere nei commenti dei miei video da sabato sera fino ad oggi delle cose tremende, sono aberranti. In questo momento storico nel mondo, stiamo andando incontro ad un modo di vedere le cose differente rispetto a quello del passato, nelle quali ogni persona è libera di essere se stessa, di non dover nascondere la propria personalità, i propri interessi, i propri gusti, in nessun ambito. Stiamo andando sempre di più verso il politicamente corretto. Tante volte andiamo oltre il politicamente corretto. Molte volte la satira, le battute, ok? Sono state fin troppo censurate per via del politicamente corretto. Beh, sentirmi dire che sono un idiota, che faccio schifo, che sono uno sporco juventino, che sono un ladro, che devo vergognarmi, che devo tacere, che non posso esprimere opinioni, che non devo assolutamente più parlare di certe cose, che faccio cagare. Vi sembrano cose normali? Rispondetemi sinceramente, vi sembrano cose normali? Perché per me non lo sono. Mi sono dovuto addirittura schierare dalla parte del parliamo degli arbitri, ok, ma facciamolo con un certo criterio. Sul mio canale YouTube ho fatto uscire, credo, 4 video, 3 video inerenti al calcio, inerenti a quello che è stato Juventus-Inter, parlando di Juventus-Inter, prima di fare uscire un video in cui parlavo degli arbitri. E signori miei, ve lo ribadisco, quello che abbiamo visto l'altra sera in Juventus-Inter non è una cosa che ci deve sorprendere. Il calcio col VAR, ormai lo conosciamo da anni, è così da anni, poiché ci siano degli arbitri che sono più scarsi rispetto agli altri, questo lo sappiamo già da prima della VAR, non è vero? Però c'è anche da dire che purtroppo arrivati a questo punto, quel Juventus-Inter sarà un punto di non ritorno. Perché se la Juve vincerà la Coppa Italia mercoledì, ok, ci sarà un certo tipo di trattamento. Se la Juventus mercoledì perderà la Coppa Italia, ve lo dico già, preparatevi. Ci saranno 1 milione di commenti che andranno a dire che la Juventus ha perso apposta la Coppa Italia per prendere il posto Champions, sperando che poi l'Atalanta vada a battere il Milan, che la Juventus ha perso apposta per dare un motivo all'Atalanta per giocare. E ve lo dico perché già il giorno dopo,
anzi, la sera stessa di Juventus Inter, nei commenti, ho letto tantissime persone che continuavano a dirmi: adesso vedrete domani il Napoli con la Fiorentina quanto sarà penalizzato, perché stanno cercando di farvi andare in Champions. Il giorno dopo il Napoli con la Fiorentina non mi è sembrato particolarmente penalizzato, quindi questo disegno cosmico è già stato smascherato, è già caduta, no, la tesi accusatoria. Però se la Juventus dovesse perdere la Coppa Italia, sicuramente arriveremo a leggere queste cose, perché conosco i miei polli. Qualcuno mi ha chiesto: cosa preferisci, vincere la Coppa Italia o andare in Champions? Signori, per me non c'è scelta. Per me non c'è una vera e propria scelta. Ovvio che pesa di più l'andare in Champions. Ma nessuno mai potrà chiedermi: secondo te è giusto perdere una partita sperando che poi ci facciano il discorso opposto? Signori, il Cagliari ha giocato già salvo a Milano, ci ha rimesso in corsa per la Champions. Non aveva niente da chiedere e l'ha fatto perché lo sport è questo. Si gioca e fine, al di là di tutto si gioca. Che poi ci siano motivazioni per andare a conquistare dei punti o per perderli è un altro discorso. Io sicuramente non chiederò mai alla mia squadra, ci abbiamo scherzato sopra, ovviamente nel video di oggi, chiederò mai alla mia squadra di perdere apposta una partita con l'Atalanta per avere un favore la volta dopo, perché il calcio non mi ha insegnato questo. E mi dispiace anche sentirmi attaccato così tanto, gente che ha iniziato a dirmi: io però una volta ti rispettavo e adesso che hai detto queste cose non ti rispetto più. Una settimana fa, col Milan, nella live reaction col Milan, credo che ci siano stati più commenti dei milanisti che dei juventini che venivano a dirmi: tu sei un signore, tu sì che sai come funziona il calcio, tu sì che sei uno sportivo. Perché? Perché avevo detto che la Juventus aveva meritatamente perso col Milan e non c'era niente di cui discutere. Oggi, parlando addirittura con un mio amico milanista, un mio ex compagno di classe del liceo, mi fa: però quel rigore di Cuadrado va a intaccare completamente la corsa Champions, perché questo rimarrà, signori, questo rimarrà negli annali del calcio. Non il fatto che il Milan abbia fatto una stagione ottima e la Juventus una stagione pessima, non il fatto che magari il Milan abbia avuto anche tanti rigori come non avevano mai avuto forse nella storia. So che si andava ad intaccare dei record. Ne avete mai sentito parlare dei rigori del Milan? Tutte le volte che mi è stata fatta questa domanda ho detto che se è andato ai rigori, un motivo ci deve essere. Fine, cioè non è che sono andato a fare dietrologie. Tutte le volte che quest'anno ci sono state delle ripercussioni arbitrali legate alla Juventus, ho sempre cercato di chiedere ai miei tifosi di stare zitti, di fregarsene, di pensare che se la Juventus alla fine quella partita non aveva vinta, nonostante gli errori arbitrali, zitti, muti, è colpa nostra. L'altra sera all'espulsione di Bentancur dico la stessa cosa: smettetela di pensare all'arbitro, smettetela di pensare al rosso, c'è 35 minuti da giocare con un uomo in meno, siamo in vantaggio, dobbiamo vincere questa partita. Tifoso del Milan che oggi mi viene a dire: però sai, la corsa Champions, si è messa così perché hanno fischiato un rigore che non c'era su Cuadrado. La corsa Champions è messa così perché il Milan non ha vinto contro il Cagliari in casa, una partita che sulla carta era facilissima per il Milan. Quindi non raccontiamoci bugie, perché poi la classifica finale di ogni anno, che cos'è? È l'insieme di ogni partita giocata, di ogni episodio che c'è stato e di ogni episodio che è stato valutato in un modo o nell'altro. Perché, come dicevo nel video di ieri, andare a soffermarsi soltanto su un'idea e quindi sul rigore di Cuadrado è stupido. È stupido perché dobbiamo andare allora a analizzare tutti gli episodi. Se si vuole parlare degli arbitri, e la cosa grave secondo me non è tanto parlare degli arbitri, quanto parlare solo degli arbitri o prima degli arbitri, o dire che gli episodi sono stati più importanti della partita. E no, signori. Quella partita è stata la Juventus che fa un primo tempo stupendo e la Juventus che fa un secondo tempo in cui soffre perché è un uomo in meno. E poi che questa espulsione sia stata giusta o no, allora quello è un episodio. Allora avrei davvero più apprezzato una discussione, una diatriba sull'eventuale secondo giallo a Kulusevski che non è stato dato. Quando scivola e perde l'impatto con il terreno e frana addosso a un giocatore dell'Inter quando era già ammonito. Ovviamente, e io so che sarebbe andata così, nel caso in cui la Juventus avesse vinto senza gli altri episodi si sarebbe andati su quel discorso lì. Ma anche tutti quelli che mi vengono a dire: allora ammettilo, il rigore di Cuadrado non c'era. Beh, allora ragazzi, ammettiamolo. Allora anche il rigore di Lautaro è estremamente al limite. Allora anche l'esplosione di Bentancur non c'è. E non possiamo solo costruire un'idea, costruire una scusante per il futuro, una giustificazione per il futuro, per qualsiasi sarà l'esito, di questa stagione, dicendo che è solo quello. Perché ci sono. Allora andiamo a analizzare tutti gli episodi di tutto il campionato, di tutte le squadre in ogni tipologia. Le famose classifiche senza errori arbitrali. Ragazzi, la classifica senza errori arbitrali non ci sarà mai. Perché
perché le partite sono sempre dirette dagli arbitri. Ve lo dice uno che è da un pezzo che vi dice che l'Inter ha vinto giustamente lo scudetto, ed è uno che vi ritorna a dire un'altra roba, che la Juventus non merita l'accesso alla prossima Champions League, ma anche dovesse entrarci, dovesse rimanere fuori il Milan o il Napoli, la Juventus non meriterebbe l'accesso alla Champions League. Inutile che ci giriamo intorno, la Juventus parte con un'idea che vuole vincere il campionato. Se si riduce all'ultima giornata da quinta in classifica a tifare per gli altri, che anche qua mi hanno detto guarda come vi siete ridotti male a tifare per gli altri, vabbè, matematicamente non abbiamo altra possibilità, cosa facciamo? Ci arrendiamo? No, ci sono minime percentuali, minime possibilità. Dobbiamo per forza di cose vincere la nostra, perché non dimentichiamo, dobbiamo vincere la nostra e poi sperare negli altri. Quindi ovviamente la Juve non merita la Champions League, perché partiva con tutta un'altra ideologia e in questo momento è fuori, e dovesse anche entrarci, e beh, è andata a entrare in Champions League andando a togliere il posto a chi aveva meno possibilità di entrare a inizio stagione, perché magari una rosa più scarsa o una tradizione diversa, che però sul campo è andato oltre i propri limiti. La Juventus va verso il basso perché ha fatto una stagione al di sotto delle aspettative. Napoli e Milan hanno fatto una stagione verso l'alto, per quanto mi riguarda, e sono le due squadre che meriterebbero la Champions. Però per cortesia non limitiamoci, poi qualsiasi sarà l'esito di questa finale, corsa finale della Champions League, perché sentire che l'unico motivo per cui, o comunque il motivo principale per cui adesso è tutto aperto, è rigore il quadrato, ragazzi, ride un po' il culo a tutti, a me ride il culo almeno. Sembra quasi sentir parlare persone che nel calcio non hanno mai vissuto, non hanno mai fatto una stagione di calcio, la prima volta che si vede una stagione di calcio. Questa, allora, o per tutti la prima stagione di calcio, o avete la faccia come il culo. E ve lo torno a dire ancora una volta, di tutti i tre rigori che sono stati fischiati in quella partita lì, è inutile che mi dite che quello di Cuadrado non è rigore, perché se sono rigori gli altri è rigore anche quello. Quindi o sono tutti rigori o non è nessun rigore, perché sono tutti rigori al limite e sono stati tutti analizzati con la stessa idea di partenza. Poi che questo sia giusto o sbagliato è un altro paio di maniche, perché sapete bene come la penso e sono completamente contrario al modo in cui viene gestito il VAR. Secondo me va rifondato completamente tutto il protocollo, perché è vergognoso, è vergognoso. E poi ogni settimana ci sono lamentele diverse, o ci si lamenta che l'arbitro va spesso a vedere il VAR, come in questo caso, in questa giornata, e quindi poi le partite sono fortemente condizionate dal monitor, oppure ci si lamenta del fatto che l'arbitro non vada a vedere il VAR e che quindi decida di essere protagonista. Allora bisogna tenere una linea comune, una linea che deve partire dall'inizio stagione e deve arrivare così alla fine della stagione, perché come sempre modellarsela nei momenti di difficoltà si può fare, il tifoso lo farà, e so per certo che lo farà, è quello che vi dicevo, so come finirà questo campionato, finirà così, che dovesse la Juventus arrivare in Champions League, e ci è arrivata perché hanno fischiato quel fallo a Cuadrado all'88esimo, punto, non si andrà ad analizzare tutto il resto, non dico nell'interno dello stesso campionato, nemmeno all'interno della stessa partita, nemmeno all'interno della seconda frazione di gioco di quella stessa partita in cui Juventus Inter 3-2, si andrà a visualizzare solo ed esclusivamente quel singolo episodio, e quel singolo episodio sarà la causa scatenante della Juventus in Champions League ai danni di Milano-Napoli. Non dovesse arrivare la Juventus in Champions, invece quello che passerà alla storia sarà come giustamente la Juventus è arrivata quinta nonostante il tentato furto ai danni di Milan e Napoli, e che quindi giustamente la Juventus sia arrivata quinta perché ha provato a rubare, che anche qua provato a rubare, o ladri, quello che dicevo prima all'inizio, perché sentirmi dire ladro, ragazzi, mi dà veramente fastidio, mi dà veramente fastidio, ma mi dà un fastidio atomico, e ve lo dice uno che, ripeto, tutte le volte che c'è stato un episodio dubbio, che poteva essere un episodio che poteva andare a favorire la Juventus, che invece non viene fischiato dall'arbitro, non ha mai speso una parola all'interno dei video, mai speso una parola, e invece ci sono delle persone, dei canali, delle pagine Facebook, delle trasmissioni sportive che vivono di questo, vivono di moviola. A me non me ne è mai fregato niente, non me ne ho mai parlato, perché sono uno che prima di iniziare a parlare degli arbitri fa 4 video in cui parla della partita, e secondo me è sempre sbagliato poi andare a parlare degli arbitri, proprio perché ci sono fin troppe persone, pagine, eventi che fanno questa cosa, e io cerco sempre di offrirvi
un contenuto diverso che sta diventando sempre più raro, perché alla fine al tifoso importa quello, ragazzi. Cioè, non giriamoci tanto intorno, per quello che vi dico che non cambieremo mai. Non cambieremo mai perché siamo un paese che lo Juventino vuol vincere e gli altri non vogliono vedere vincere lo Juventino. Lo Juventino vince con un episodio a sfavore e dice che non ha rubato. Lo Juventino vince con un episodio a sfavore, gli altri dicono che ha rubato. Questa è l'Italia, io non so come sia il calcio all'estero, ma sicuramente so come è il calcio in Italia, e questa è l'Italia. E non ci muoveremo mai di un millimetro da questa mentalità, né noi, tifosi della Juve, né quegli altri. Ed è tremendo, è una battaglia contro i mulini a vento. E io so benissimo che nel mio piccolo mettermi qua davanti alla telecamera a registrare video anche di 5, 10, 15, 20 minuti non cambierà mai niente. Perché quello che ti vuol venire a scrivere sotto il video che fai schifo, che sei un rubentino, uno sporco rubentino, che fai cagare, che ti devi nascondere, ti devi vergognare, non ascolta neanche i primi 12 secondi del video, neanche i primi 5 secondi del video. Non arriverà mai al punto in cui dico che la Juventus dovrebbe arrivare quinta per meriti sportivi. Non arriverà mai a quel punto. Entrerà, ti scriverà il commento e sarà contento così perché ti ha offeso. E questa cosa è tremenda, perché significa che con tutti gli sforzi che posso metterci, con tutta la voglia che posso metterci, tutta l'energia che voglio riversare all'interno di una crociata, questa crociata finirà sempre con la mia sconfitta in partenza. In partenza, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. E quindi, ragazzi, alla fine della fiera sappiamo già come finirà questa stagione. Io spero che possa finire. Aprite bene le orecchie. Spero che possa finire con delle offese alla mia persona. Io spero di ritrovarmi domenica sera a dover leggere sul mio canale YouTube, sul quale dedico tantissimo tempo durante la mia quotidianità, sul quale dedico tantissimo tempo libero, tolgo il mio tempo libero a qualsiasi altra attività per portare contenuti e parlare con voi perché mi piace. Però se poi devo sentirmi offeso nel personale per niente, per via di una costruzione che è così, perché in Italia è così, beh, signori miei, è qualcosa di tremendo, è qualcosa di tremendo. Quindi io spero, mi tocca dire che spero di leggere degli insulti domenica sera alla mia persona, perché così facendo significa che è andato tutto bene e il prossimo anno possiamo gustarci la Champions League. Concludo dicendo che anche la Coppa Italia quindi diventerà un vero e proprio crocevia, perché a maggior ragione spero di vincerla, per capire cosa diranno allora in quel caso. Mi manca il punto del complottista che pensa che la Juventus ha vinto apposta la Coppa Italia perché, ecco, questo mi manca, questo sono curioso. Quindi ho doppiamente la voglia di vincere la Coppa Italia, sia perché conquistiamo un trofeo, sia per vedere cosa si inventeranno. E invece non voglio perderla doppiamente, perché sarebbe una delusione mia a livello sportivo, perché per me il calcio è questo, gioia o delusione, perché si andrebbe ad alimentare la teoria del complotto secondo la quale la Juventus ha volutamente perso la Coppa Italia per dare un beneficio all'Atalanta, per dare una possibilità all'Atalanta poi di battere il Milan e quindi fare un favore alla Juventus, perché alla fine questo sarà nel caso di sconfitta della Juve. C'è la possibilità di perdere la Coppa Italia e arrivare quinti, che ad oggi, insomma, parlare in modo razionale, in maniera papale papale, terra terra, non dico che sia la cosa più probabile, ma è una cosa molto molto plausibile. In quel caso invece si leggerà, si sentirà soltanto che è giusto così, perché finalmente quelli lì hanno avuto quello che si meritavano. Mi sono esposto abbastanza in questo video, l'ho fatto anche controvoglia perché sono argomenti triti ritriti questi che nel mio cervello sono lì fissi da anni. Se seguo il calcio è perché sono assolutamente d'accordo che queste cose ci siano, proprio perché non le posso cambiare. E quindi nel momento esatto in cui decido di vivere il calcio e di espormi mettendoci la faccia, queste cose le devo accettare. Quindi io sono complice di tutto ciò. Tu che stai guardando il video, sei arrivato a 20 minuti di video, sei complice di tutto ciò, perché sai che è così e sai anche che non potrai fare niente per invertire la tendenza, invertire questa rotta, perché così da secoli sarà sempre così. Allora facciamo un paragone con qualcosa di più forte. Prima abbiamo parlato di identità, di persone che possono essere libere di dire mi piace questa categoria, mi sono
focalizzato, sono inserito all'interno di questo contesto. Questo arrendersi all'evidenza e dire è così e sarà sempre così, cosa vi ricorda? Già, perché mi è stato dato anche del mafioso. È stato dato del mafioso. Perché? Perché tifo la Juventus. Questa non deve essere una vergogna. Rispondete seriamente.